Fare cassa tagliando l'assistenza e i servizi sanitari, insomma la crisi pagata dai cittadini più deboli. È quanto prevede il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale, che si somma ad altri interventi, come l'azzeramento del fondo per l'edilizia sanitaria, che avrebbe dovuto mettere in sicurezza strutture sanitarie con più di 50 anni e che ora è bloccato. Un disegno, quello dei tagli alla sanità, che il PD rifiuta, come ribadito dalla Consulta Sanità, che si è riunita con obiettivi ben precisi. L'obiettivo principale è quello di fare il punto e aggiornare un po' la nostra proposta dal punto di vista programmatico. Noi abbiamo approvato un documento all'Assemblea Nazionale ormai quasi un anno fa e adesso dobbiamo aggiornarlo per fare le proposte che sono previste nella conferenza che Bersani ha annunciato, insomma, le proposte programmatiche per le prossime scadenze politiche, insomma, che siano elettorali o altro, comunque abbiamo bisogno di fare il punto. L'allarme spesa sanitaria è infondato, secondo la Consulta. Il vero problema è il divario tra le regioni e l'entità di disavanzo. Per questo si chiede il rispetto del patto per la salute 2009 con i relativi finanziamenti. E imporre a tutte le regioni, le stesse restrizioni. Noi crediamo rischia di produrre degli squilibri gravi senza incidere neppure in modo adeguato su chi invece deve affrontare i danni causati dagli sprechi, causati dalle inefficienze, causate dalla mancanza di programmazione. Insomma, se non si agisce, i servizi assistenziali verranno tagliati e sul welfare verrà scritta la parola fine.